Fisioterapia Rosati, da oltre 20 anni al servizio di salute e benessere. Fisioterapia, osteopatia e riabilitazione sportiva. Albergo ristorante Santa Eufemia, piatti tipici, sala banchetti, affare a Figlio Rompetri. Serimont, serigrafia, ricamo, stampa digitale, abbigliamento, via Santa Eufemia 211, Fara Figlio Rompetri. Paolo Bucciarelli, consulente finanziario, la gestione patrimoniale competente. Dopo il mezzo passo falso esterno che ne ha rallentato la marcia in vetta alla classifica, il Fara Figlio Rompetri torna in campo davanti al proprio pubblico nell'anticipo di giornata del girone di seconda categoria. Dopo il pareggio con la Dinamo, i ragazzi del presidente Di Federico sono alle prese con un'altra squadra pescarese. A Fara Figlio Rompetri arriva infatti la matricola Squali Pescara Sud, Cenerentola del campionato e unica squadra nel panorama dilettantistico abruzzese dall'eccellenza alla seconda categoria che non è ancora riuscita a conquistare punti. Si tratta di un avversario teoricamente abbordabile per i ragazzi di Mister Cellucci, che non vogliono evidentemente lasciarsi sfuggire l'occasione per la conquista del bottino pieno in relativa tranquillità. E in effetti, anche senza strafare, la compagine di Mister Cellucci prende in mano il pallino del gioco e staziona permanentemente nella metà campo adriatica con l'estremo Paolucci che esce con tempismo sull'irruzione in area di Capitan Parente, disinnescando l'insidia a fondo campo. Pochi minuti dopo, il gran siluro dal limite di D'Angelo manca lo specchio della porta e il successivo fendente di Serafini spedisce la sfera ad infrangersi sul palo alla destra di Paolucci. La Cenerentola del campionato non riesce ad uscire dalla propria metà campo, ma il Fara, pur producendosi in diversi pericoli all'indirizzo della porta avversaria, non riesce ancora a trovare il bandolo della matassa. Al 17esimo Parente ha sui piedi una nuova interessante opportunità quando si fa trovare in area per raccogliere lo spiovente dalla destra di Di Maggio, ma la conclusione del numero 7 farese è da dimenticare. I frutti per concretizzare il meritato vantaggio sembrano ormai maturi, ma dopo il palo tocca la trasversale negare gioie maggiori ai padroni di casa. In questo frangente è il poderoso stacco aereo del bomber di Primio che raccoglie lo spiovente da fermo di Serafini a far tremare la retroguardia pescarese, che alla fine deve soccombere prima del rientro negli spogliatoi per opera di Palombaro, che porta in vantaggio la truppa di casa staccando con tempismo sul corner del solito Serafini con la sfera che viene indirizzata nell'angolo più lontano dove Paolucci non può arrivarci. Alla ripresa dei giochi il monologo dei ragazzi del presidente Di Federico è abbastanza evidente e si materializza in maniera fragorosa col raddoppio griffato stavolta da D'Angelo che infila nel sacco risolvendo i mischia dopo la conclusione mancata dal suo compagno di squadra Parente. Il numero 4 farese non sazio prova a concedere il bis al 13esimo quando scarica in porta di prima intenzione con Paolucci pronto sul primo palo a respingere l'insidia. La gara torna ad infiammarsi alla mezz'ora quando D'Angelo si trasforma stavolta in uomo assist per il suo compagno di squadra Parente che ha le polveri bagnate e non è reattivo come in altre occasioni. Passa un minuto e D'Angelo, ben imbeccato da Di Primio, torna a proporsi in area con l'estremo pescarese che disinnesca al lato. D'Angelo è a dir poco scatenato e al 38esimo si rende protagonista di una devastante ripartenza nella quale pecca di eccessivo altruismo provando ad offrire un assist per Parente, ma la sfera viene smorzata dalla retroguardia pescarese che al 43esimo subisce il tris del neo entrato d'amore, ma la rete viene invalidata per fuorigioco dal signor Casasanta di Sulmona che di lì a poco decreta la fine delle ostilità. Siamo qui con il mister Cellucci del Fara Figlio Rompetri. Mister, la partita di oggi non era difficile anche e comunque la squadra ha tenuto, diciamo, la partita per tutto il tempo. Sì, sulla carta diciamo che gli squali ricoprono l'ultimo posto in classifica, quindi poteva sembrare facile quindi sbagliarla psicologicamente più che altro, però alla fine l'abbiamo tenuta bene. Il risultato può sembrare, cioè, abbiamo vinto 2-0, ma abbiamo anche sbagliato molto. Però merito anche a loro, secondo me è una squadra che può fare qualche punto anche per non rimanere a quota zero, io lo auguro, ecco. Adesso la classifica? Niente, la classifica vede sempre, cioè, dipende da domani, però c'è il Casale e San Martino che stanno davanti a noi, noi stiamo un pochettino dietro, stiamo attraversando un momento difficile, non mi piace piangermi addosso, però parecchi ragazzi purtroppo vengono da infortuni,
Quello che mi dispiace è che ho due ragazzi infortunati per due interventi duri, quello in casa con i Draghi San Luca, che il mio ragazzo di Federico sta fuori purtroppo da due o tre partite, un colpo duro, e Tiziano a Racco San Giovanni, anche un intervento pesante, e non si sa neanche l'entità, se può rientrare prima della fine della stagione. Questo dispiace perché sono falli, ecco, gratuiti, cattivi. Poi però andiamo avanti con tranquillità, ma un'ottima rosa, come ho sempre ripetuto, quindi sto tranquillo di poter far bene. Poi quello che arriva alla fine ci prendiamo, ecco. Presidente Di Federico, la partita di oggi, come dicevo anche al mister, non era difficile, però la squadra, diciamo, avversaria intendo, si è saputa difendere, poi voi avete preso in mano la partita comunque a un certo punto. Sì, la partita oggi, diciamo, sulla carta era semplice, però come anche domenica scorsa ci ha dimostrato che tutte le partite devono essere giocate e vinte sul campo. Quindi anche oggi l'approccio è stato buono, abbiamo sbagliato tanto, però va bene così, ci servivano i tre punti per continuare, diciamo, a sperare nella vetta. Quindi l'obiettivo è stato raggiunto e per oggi va bene così. Allora, mister Palumbo, la partita di oggi contro una delle teste di serie era abbastanza difficile da vincere, anche da pareggiare, però i ragazzi a tratti hanno saputo tenere, diciamo, un po' la squadra in campo. Sì, buonasera a tutti. Sì, beh, era una partita difficile contro una squadra abbastanza forte. Abbiamo sofferto il primo tempo, il secondo tempo siamo usciti di più. E di più non potevamo fare, diciamo. La squadra non si può dire nulla perché abbiamo lottato, abbiamo anche a tratti giocato benino il secondo tempo. Quindi il risultato ci sta, forse un penalty, non so se sull'1-0 ci poteva stare, però comunque loro hanno meritato di vincere. Il 2-0 o il 2-1 è un risultato giusto, quindi la vittoria del Fara è giusto, insomma, è una bella squadra.